Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi faremo un video particolare, un test confronto fra due fotocamere eccezionali, cioè andremo a montare il DJI Osmo Pocket sul Fimix 8 per avere un confronto diretto fra queste due fotocamere che inquadreranno praticamente la stessa area, più o meno ovviamente le angolazioni magari non saranno perfettamente identiche, però le inquadrature saranno le stesse, così avremo un confronto fra un DJI Osmo Pocket, che è una telecamera eccezionale, e comunque una telecamera più che buona, che è quella del Fimix 8, entrambe col gimbal diciamo stabilizzato su tre assi, entrambe registreranno in 4K 30 fps e entrambe saranno su automatico, nel senso che nessuna impostazione verrà decisa manualmente, ma sarà tutto su automatico. Quindi ragazzi, però, per fare questo test stavolta ho fatto una modifica a quelli che ho fatto in precedenza, nel senso che mi era già capitato di fare un test del genere, l'avevo montata sulla Psanzino, anche se la Psanzino era in prima, proprio alla prima versione a livello firmware, quindi la fotocamera non era ancora ottima come lo è adesso, però in tutti gli altri test in cui ho fatto queste prove c'era il problema che i droni, soprattutto i droni così importanti, creano delle vibrazioni notevoli, cioè i motori, le eliche, tutto questo crea delle vibrazioni notevoli al drone. Infatti i droni hanno la fotocamera stabilizzata sì su tre assi, ma anche con questi gommini che vanno a stabilizzare quello che è le vibrazioni causate dal drone, oltre ovviamente anche ai movimenti bruschi, tutto quello. Però in quello più che altro ci pensa il gimbal, però tutte le vibrazioni causate dal drone vengono ammortizzate da questo, da questi gommini, no? Che poi sono questi qua sotto, che vanno ad ammortizzare, vedete, quello che è tutte le vibrazioni o quello che è. Quindi ragazzi, avevo un problema facendo tutto il supporto rigido, cioè andando a stampare tutto questo, e quindi questo fissato rigidamente al supporto del drone andava a creare delle micro vibrazioni che impedivano una qualità ottima dell'immagine, nel senso che la qualità di colori, di stabilizzazione del gimbal, tutto era ok, però si creano delle micro vibrazioni che davano tanto fastidio. Quindi per ovviare a questo ho pensato di andare a stampare l'ultima parte, cioè questa qua, per intendersi, lo vedete che il DJI Osmo Pocket non è rigido ma è fissato con questo supporto che prima lo facevo in plastica, adesso l'ho stampato in gomma, quindi dovrebbe andare un po' ad ammortizzare quello che sono le vibrazioni, cioè più o meno la funzione che fanno quei gommini per il gimbal del drone. Ovviamente il risultato non è identico, nel senso che un po' di micro vibrazione c'è ancora, però sono molto molto lievi rispetto a quelle che si creavano prima quando era tutto rigido. Quindi già così c'è stato un passo in avanti da questo punto di vista, perché questi test sono belli, però se si riescono a fare più comparativi possibili, nel senso più simili possibili, dando le stesse opportunità alle due videocamere. Un po' di vibrazione c'è ancora, perché quella ragazzi non riesco a toglierla più di così, però già rispetto al supporto rigido è migliorato tantissimo. Quindi ragazzi, è solo un test, lo farò qua intorno al mio giardino, anche perché non è che mi azzardo a volare con un drone con su tanto peso, e soprattutto abbastanza anche rialzato rispetto al drone, cioè nel senso alzando così tanto il baricentro del drone verso l'alto, cioè quindi è proprio un volo qua intorno al mio giardino. Inquadrerò tutto quello che c'è intorno al mio giardino, stando però sopra al giardino, nel senso non volando su niente di pericoloso, ma solo al mio giardino. Le inquadrature saranno magari delle case intorno, però il drone sarà sempre qua in zona sopra al, diciamo, al mio giardino e al giardino del mio vicino. Quindi ragazzi, senza perdere altro tempo, decolliamo con questo fantastico drone, con questa doppia immagine che ci metterà subito a confronto le due fotocamere. Ovviamente il tempo non è dei migliori, anzi sta pure arrivando quasi il temporale, però secondo me potremmo avere lo stesso un'idea fra le due fotocamere. Quindi ragazzi, adesso decolliamo con Fimix 8 e DJI Osmo Pocket. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gone.
say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to think, honey, I'm a perfect day. Ok ragazzi, il video con il Filmic sotto e il DJI Osmo Pocket è finito, lasciate nei commenti la vostra opinione, vi ricordo che ci sono delle micro vibrazioni causate dalle vibrazioni del drone che anche con il supporto stampato in gomma ci sono, non le posso eliminare del tutto, però non è quello l'obiettivo, è proprio vedere la stabilizzazione del gimbal nei movimenti se sono simili e soprattutto nei colori, nella qualità dell'immagine, la definizione dei dettagli, tutte queste cose. Quindi ragazzi, lasciatemi nei commenti la vostra opinione, il vostro parere e ragazzi, ovviamente lasciate un grosso pollice su se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, un testo, una recensione, tutto quello che volete qui c'è. Ciao ragazzi!